Ma tu guarda che tipo. Cioè io mi vengo su questo canale per vedere la Watts e lui mi porta a fare un giro in Vespa. Lo so, però non è solo un giro in Vespa, ma c'è panorama. Capito? Il panorama. Mo adesso andiamo. Anche perché non è. Vado dal meccanico a portare un pezzo che serve per la Watts, cioè una molletta per aprire e chiudere il cassetto, perché quella là si è rotta e quindi è impossibile sistemarla diversamente se non che comprare un pezzo simile. Però che me ne frega, ne metto un altro, cambio tutta l'idea. E basta, così non ho più il problema che si romperà, no? Perché quello è made in Watts e quindi se ne metto uno adesso poi mi si romperà di nuovo. Anche se però quello che mi avrebbero mandato è un pezzo vecchio. Telefono che squilla. Ciao. Come va? In Vespa. Allora, sto portando questo pezzettino dal meccanico, però faccio questo giro largo così per vedere questo magnifico panorama che ieri mi sono trovato per caso. Temperatura, siamo sui 17-18 gradi, panificio, questi sono chioschi che vendono il pane, dolci e pane. Sono delle case in questa zona bellissime, immerse nel verde. A me che piace il mare, entrano proprio a pennello. Guarda la scuola. Guarda la palestra esterna. Campo di calcetto e pallacanestro, ping pong. Ma è fantastica. Thank you.
Jug. Andiamo a vederlo? Quando arrivai in Polonia la prima volta, cioè nel 2000, che non me lo ricordo più, forse 2009, avevo visto questa macchina, ho detto no, bellissima, però se ne trovano pochissime e oramai non sono più proprio compatibili e quindi ora vedendo il mio Watts la preferisco molto di più a questa squadrata macchina polacca Juk. Ne avevo girate diverse ma non avevo trovato quella che mi piaceva, erano tutte già molto andate, molto arrugginite. Questa qua sembra già rimessa a nuovo, bella macchinina. Delle ville da paura. Casette modeste, villette, ma molto belle. Magari non tutte, però. Questa si trovano ancora i trattori che in Italia si usavano negli anni 60-70. L'asilo. Diverse case prefabbricate. Alcune case prefabbricate. Thank you.
Guarda la scuola, che spazio verde che ha qua di fronte, guarda. Quindi... Ancora quella! Cazzo, l'ho persa! Casette bellissime! Però adesso vado là dal meccanico e vado a portare questo pezzo e fare l'appuntamento per portare la Watts. Quindi... nel nostro piccolo viaggetto un qualche cosa di Watts c'è. E qua siamo nel verde adesso.
pasticceria. E questa niente, la strada per andare dal meccanico, quindi mo vi lascio. Ciao, take care. Era questa. Era questa. Era questa. Questa? La vendono. Se dovessi scegliere il posto dove andare a vivere, non saprei dove andare a vivere. Vivi dove stai vivendo. In realtà due posti ce li avrei, ma sono uno l'opposto dell'altro. Uno è tornare in Alaska, bellissimo, e un altro è tornare in Messico. Che carriera. Però per ora vivo in Bologna. Ma l'Alaska è bellissima, a meno che non faccia Alaska Argentina, e almeno così colgo l'occasione ed eccetera. Eccole qua le nostre fragoline, guarda che belle, sono diminuite adesso di prezzo, sono 11,90, quindi sono circa 3 euro al chiletto. Adesso qui non hanno le ciliegie, ma di questi chioschetti in giro ce ne sono diversi e ognuno ovviamente ha un proprio prezzo. That's it. Questo è quanto. Tutte le fragoline belle fresche, in alcuni posti ci sono anche le ciliegie. E mentre invece qua solo le fragole, e i prezzi variano da 9,90 a 11,90 zloty, e quindi sono dai 2 ai 3 euro al chilo. Questo è quanto. Genki.